benvenuti a questa nuova puntata di Mosaico. Ancora una volta parliamo di moda, lo facciamo molto volentieri perché questa sera i protagonisti sono dei ragazzi, degli studenti che vogliono diventare degli stilisti e sicuramente ce la faranno, ma per questo dobbiamo ringraziare il comune, il sindaco, ma soprattutto questo bellissimo posto. Noi siamo a Lagnasco, ospiti di un castello molto molto particolare. Vicino a me c'è il sindaco di Lagnasco, Ernesto Testa, grazie per l'ospitalità, ma soprattutto grazie per dare l'opportunità a questi giovani talentuosi di sfilare i loro abiti in un posto così magico. Lagnasco non è la prima volta di quest'anno che lavora per preparare, per candidare, per lanciare proprio questi giovani emergenti. Soltanto poche settimane fa abbiamo premiato dei giovani lagnaschesi emergenti nello sport. Questa sera ci farebbe piacere poter essere interpreti di questa presentazione di giovani che avranno sicuramente successo nel loro futuro, che avranno tante speranze, che avranno tanti sogni nel cassetto e cominciano studenti freschi e novelli la loro attività questa serata, e quindi poi gli auguriamo di averne tante altre. Il contesto per fortuna si addice, questo castello ristrutturato soltanto 2 anni fa è un contenitore molto adatto per tante manifestazioni, specialmente queste estive in questo cortile meraviglioso, è molto consono, molto adatto per tanti tipi di manifestazioni. Addirittura abbiamo una passerella già fatta naturale che combinazione appunto ci quadra molto bene. Abbiamo questa meravigliosa serata d'estate con le stelle, con una temperatura molto mite, quindi tutti i presupposti per fare una bellissima serata sicuramente. Allora buona serata a tutti, anche a lei sindaco, grazie. Come ben sapete, in questa serata ci sono 20 giovani stilisti, noi li presenteremo una alla volta, ma soprattutto godremo dei loro abiti. That tonight's gonna be a good night.
La nostra sfilata continua, abbiamo già visto alcuni dei ragazzi, devo dire che sono tutti molto emozionati, devo dire che gli abiti sono molto belli, molto innovativi, i tessuti sono importanti, ma ora voglio presentarvi Nadia Audisio, l'architetto Nadia Audisio, che è responsabile di questa manifestazione, ma soprattutto è presidente dell'associazione che difende questo castello, vero Nadia? Sì. Un compito difficile che però portiamo avanti da anni in una location splendida, perché in realtà è una location che ha anni e anni di storia, parte dal Medioevo e raggiunge fino all'Ottocento. Già si può vedere un qualcosa alle mie spalle sicuramente, sì, di quello che è l'architettura del Settecento. È la prima sera che facciamo appunto questo tipo di manifestazione, siamo abbastanza emozionati e tesi perché in realtà abbiamo già fatto altri eventi, altri tipi di eventi, ma sulla moda non ci siamo ancora mai, non abbiamo ancora messo lo zampino. Ma direi che la serata sta andando molto molto bene, adesso vedremo altri stilisti perché in tutto sono 20 e ovviamente noi auguriamo a tutti loro una strepitosa carriera. Buona serata anche a te cara Nadia. Ringrazio l'autorità e un grazie particolare ai ragazzi che mi stanno dietro. Grazie. Grazie ancora per tutto l'aiuto che ci hanno dato, hanno lavorato molto. Il mio augurio è che possano un domani affermarsi nel loro settore. Grazie ancora. Grazie per l'attenzione, è stata una bellissima serata, vi potrete rivedere su Prima Antenna Family nei prossimi giorni alle ore 20:45 in una rubrica firmata Mosaico. Grazie a tutti, grazie anche a voi.